Buongiorno viaggiatori. Buongiorno. Oggi vi portiamo a vedere le 10 cose più interessanti di Ferrara. Questo alle nostre spalle è il castello Estense, il simbolo di Ferrara. La costruzione del castello iniziò nel 1385. Nel corso dei secoli il castello ha svolto diversi ruoli, è stato sede delle milizie con scuderie, armerie e successivamente anche di residenza nobiliare. Il castello è oggi visitabile, è possibile ammirare gli appartamenti, le cucine, le prigioni, il giardino e la cappella. Camminando in direzione sud per pochi minuti si raggiunge Piazza Municipio, quella che vedete alle nostre spalle. Il municipio un tempo era chiamato Palazzo Ducale perché questo edificio ospitò la residenza degli Estensi fino alla costruzione del vicino castello. L'ingresso al Palazzo Ducale è veramente imponente, c'è una grandiosa scalinata che conduce all'interno che oggi è visitabile. A pochi passi dal castello c'è il corso Ercole d'Este che secondo l'UNESCO è una delle vie più belle del mondo. Ferrara era una città con un impianto medievale, fatto a stradine piccole e tortuose. Nel 1492 Ercole d'Este decise di ingrandirla con una straordinaria opera urbanistica, affidata all'architetto Biagio Rossetti. Le strade vennero ampliate, vennero costruiti edifici rinascimentali che resero Ferrara la città più moderna d'Europa. Lungo corso d'Ercole d'Este si trova il Palazzo dei Diamanti. Questo palazzo prende il suo nome da queste 8500 pugne incastonate nell'edificio che ricordano la forma di un diamante. Secondo la leggenda, un diamante vero però ci sarebbe e sarebbe nascosto dentro una di queste pugne. Ci troviamo in Piazza di Trento e Trieste, che anticamente era chiamata Piazza delle Erbe, il cuore del centro storico. Piazza Erbe fu per due secoli il luogo deputato al mercato di frutta e verdura. Qui si trovano tutti i più importanti edifici, il Duomo di San Giorgio, il Palazzo della Ragione e la Loggia dei Merciai. La Cattedrale di San Giorgio a Martire viene chiamato Duomo dai ferraresi perché è il luogo principale di culto della città. È una costruzione in marmo bianco e la cosa particolare è che il suo campanile di epoca rinascimentale è rimasto incompiuto. Un'altra cosa che non deve mancare durante il vostro itinerario ferrarese è fare una passeggiata in Via delle Volte. Questa via è molto fotografabile, molto particolare, appunto per la presenza, come dice il nome stesso, di tutte quante queste volte. Un'altra bellissima cosa che potete fare qui a Ferrara è fare il giro delle mura in bicicletta. Ci vogliono circa 2 ore con qualche sosta ed è una di quelle attività che si può fare anche se magari non c'è il sole che splende, anche se è un po' nuvoloso. È comunque piacevole. Potete trovare dei punti noleggio sparpagliati per la città, basta cercare su Google noleggio bici Ferrara. Eccoci alla chiesa di San Cristoforo alla Certosa, che si trova nella parte nord all'interno delle mura. Come potete vedere alle mie spalle, la chiesa è da lungo tempo in ristrutturazione, ma non per questo è meno bella. La Certosa Estense è una delle più belle del mondo. Questa antica chiesa, dedicata al patrono dei viandanti e di tutti i viaggiatori, custodisce gioielli d'arte e architettura sacre. Questo è un luogo di grande pace e raccoglimento. Il parco e il cimitero monumentale nei pressi rimandano echi di serenità e tutto il complesso è architettonicamente di grande interesse. E se siete stanchi di tutto questo girare, vi consigliamo una bella pausa al Parco Massari, che è il parco pubblico più grande di Ferrara. E dopo essere stati un po' nel verde, sdraiati sulle panchine, possiamo consigliarvi di andare a visitare il limitrofo giardino botanico per continuare la vostra pausa in mezzo al verde. Scende la sera e ovviamente non potete mancare di assaggiare le specialità culinarie qui di Ferrara. E con la cena si conclude il nostro video da Ferrara. Come di consueto vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video che andremo a pubblicare. Maggiori approfondimenti su questi punti li trovate sul blog Scoprire Viaggiando, trovate le informazioni qui sotto in descrizione, il blog è scritto da Ambra. E niente ragazzi, ciao e al prossimo video. Ciao ciao.